Quale obiettivo scegliere? Su quale focale regolare lo zoom per scattare fotografie alle persone? Esistono diverse situazioni e diverse risposte. Una squadra di pallavolo o un team? È una situazione in cui vi trovate a riprendere tante persone. Usate un obiettivo grandangolare per inquadrare tutti anche quando non c'è spazio per arretrare. La fotografia di un solo soggetto, invece, è il classico campo di lavoro del medio teleobiettivo. Usate il tele a grande apertura di diaframma per sfocare lo sfondo e far risaltare il soggetto. È una tecnica molto usata nella fotografia di moda. Provate però a usare anche il grandangolare. Otterrete risultati creativi molto particolari. Scegliete ad esempio un punto di ripresa molto basso e sfruttate il grandangolare per slanciare la figura. In questo modo trasformate in un vantaggio l'esasperazione prospettica che caratterizza le focali corte. Al contrario, riprendere un viso in primo piano con il grandangolare può creare deformazioni prospettiche. Infatti il viso, collocato vicino al bordo dell'inquadratura, appare ovalizzato. Più è ampio l'angolo di campo dell'obiettivo, più il risultato è innaturale.